Allora, buonasera, buongiorno a tutti e grazie a tutti voi che siete ovviamente i miei colleghi. E questa è stata una sorpresa che vi abbiamo fatto come gruppo Futura, come associazione linguisticamente, dato che con il professore Granese studiamo un grande autore che, come sappiamo bene, nelle scuole non è molto studiato, a volte non è proprio studiato, più quest'ultima. L'autunno dell'anno scorso è uscito questo libro, edito da Rizzoli, scritto dal nostro ospite Dario Grieco, che è venuto insieme all'avvocato Stefano Maccioni, che è un noto penalista romano, tra le tante cose anche adesso è qui in veste di consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sul delitto Pasolini. Dario Grieco, dal libro, che si chiama appunto La macchinazione, Pasolini, la verità sulla morte, ha tratto anche un bellissimo film uscito in primavera con Massimo Ranieri, protagonista del film, con anche altri attori del cast, Milena Vukotic, Libero di Rienzo, ha avuto anche le musiche dei Pink Floyd. Tutti hanno aderito a questo grandissimo progetto di riscoprire Pasolini anche dopo, purtroppo, l'ennesimo atto di sciacallaggio della sua memoria di questo film di Abel Ferrara, che per carità, per quanto possa essere un artista indubbiamente indiscusso, per quanto riguarda alcuni suoi film, purtroppo ha restituito al grande pubblico il peggior Pasolini, quello che David dice, questo omosessuale temerario che purtroppo non può dare nulla ai ragazzi se non avere un'immagine fuorviante di sé. Ovviamente ringrazio il professore Granese, la professoressa Grillo, che ovviamente rappresenta tutto il dipartimento, cioè grazie alla professoressa Giulia, al professore Granese, al professore Santori e al professore Amendola per aver aderito e aver accettato il nostro invito. Grazie a Maria Luisa Rescigno che leggerà qualche breve passo del libro. Io, dato che so che la professoressa ci deve salutare, io passo subito i saluti alla professoressa Grillo, ancora ringraziandola per un saluto del dipartimento. Bene, le parole d'obbligo sono i ringraziamenti, il piacere di stare qui, ma in questo caso sono veramente sentite perché sto seguendo da diverso tempo tutte le iniziative che si tengono sia all'Università di Salerno ma anche nella città di Salerno per il recupero di due grandi protagonisti della storia e della storia letteraria del Novecento, Pasolini e Gatto. Non a caso l'altro ieri abbiamo avuto una due giorni su Alfonso Gatto. E poi tutti sapete o ricorderete che a Pasolini è stato di recente intitolato il teatro restaurato, l'ex Cinema Diana di Salerno, Sala Pasolini. Abbiamo avuto appunto ospite Abel Ferrara e Stefano Falivene, direttore della fotografia dell'altro film su Pasolini. Quindi mi sembra un 2016 veramente pieno di iniziative lodevoli per recuperare sotto diverse sfaccettature, appunto quella più squisitamente letteraria o anche quella politica, il dramma della morte, i misteri della morte di Pasolini. Quindi questa è un'iniziativa che appunto prosegue in questa scia. Immagino che non finisce qui l'interesse dei nostri giovani studenti e dei nostri docenti per la figura di Pasolini. E io purtroppo alle 3 devo andare via, poi cercherò di tornare, ma sono giorni frenetici nella vita universitaria, e quindi ringrazio le associazioni studentesche che spesso ci danno lezioni di organizzazione, di buone pratiche, di portare la cultura all'università. Ringrazio i nostri ospiti e spero davvero di ritornare prima della chiusura di questa iniziativa. Io direi a questo punto di entrare subito nel merito e ovviamente dando subito la parola al professore Lorenzo Alberto Granese, che ci darà, come solito fare, penso, una lezio magistralis, forse per il tempo non c'è, latino, perché il libro, e il professore Granese, io ho detto questo perché il libro è uno straordinario connubio tra inchiesta politica, inchiesta giudiziaria e soprattutto è anche letteratura, perché Dario Grieco, prima di essere un regista, è un grande giornalista dell'Unità.
che ha seguito grandi casi italiani e poi veramente ha una scrittura veramente fluida, che si legge veramente in un fiato, è un libro veramente che consiglio a tutti, perché veramente con lucidità si è saputo distaccare dalla narrazione, narrando di un amico, di una persona, quindi è sempre forse anche un atto molto difficile di narrare con molta lucidità una fine tragica, accostando alle tantissime interpretazioni della morte, che poi avremo modo di parlarne quando avrò l'opportunità di dialogare con Davide, l'avvocato. Quindi è un libro di letteratura ma anche di storia, e quindi forse adesso, se sentiamo con il professore, cosa ci potrà dire? Prego. Sì, innanzitutto io ringrazio anche la direttrice che sta qui con noi e poi naturalmente i nostri ospiti per la presentazione di questo libro e naturalmente gli studenti che stanno in attesa per sapere in effetti che cosa si dovrà parlare. Certo, si dovrà parlare del libro, però si dovrà parlare forse anche del film, no? Cioè qualche riferimento al film che è stato prodotto, quindi voi potete anche fare poi qualche domanda anche al regista per sapere anche come è organizzato questo film, eccetera. Bene, io però vorrei fare qualche riferimento al libro, perché è un libro molto ampio che attraversa alcuni punti molto importanti, diciamo, per quanto riguarda la vita e soprattutto la morte di Pasolini. Voi sapete bene, noi abbiamo fatto anche dei corsi che riguardavano alcuni scritti importanti, soprattutto dell'ultimo Pasolini, gli scritti corsari, le lettere luterane, e abbiamo fatto anche un riferimento a quell'opera molto bella tra sceneggiatura e romanzo che è il San Paolo di Pasolini. Ora vorrei fare però un riferimento naturalmente al libro, non parlare generalmente di Pasolini. Quando noi parliamo di Pasolini ancora oggi, noi diciamo: chissà se Pasolini l'avesse previsto, chissà se Pasolini che cosa avrebbe detto di questo fatto. È un intercalare che noi usiamo continuamente. E l'altro elemento fondamentale che poi rimane inquietante è: ancora noi ci chiediamo chi ha ucciso Pasolini. Cioè, questi sono in fondo i due interrogativi, diciamo extra letterari, intendiamoci bene, che si muovono intorno naturalmente a Pasolini. Ora, il libro è molto ricco di riferimenti, innanzitutto perché fa vedere alcuni elementi di passaggio, soprattutto a partire dalla morte di Pasolini, e partendo, a mio avviso, forse da quello che è rimasto l'elemento, come dire, di riferimento continuo, e cioè da come, fin dal primo momento, sono state svolte le indagini sulla morte di Pasolini. Ci sono alcuni elementi molto inquietanti, perché naturalmente appena arrivati a Nitroscalo, il luogo dove Pasolini era stato barbaramente trucidato, la prima impressione che viene fuori è proprio quella che era impossibile che una sola persona, in questo caso Pino Perosi, potesse avere da subito ucciso Pasolini. Si ha subito l'impressione, e penso che questo sia un elemento fondamentale all'interno del libro, si ha subito l'impressione che sono state più persone ad uccidere Pasolini. Si è parlato di questa famosa mattanza, diciamo così. L'altro elemento inquietante che viene fuori è che normalmente, diciamo, le forze dell'ordine non avevano, come dire, proceduto a transennare la zona, c'era stato inquinamento di altre persone che erano andate, una telefonata misteriosa che fanno i carabinieri la notte alla cucina di Pasolini parlando di questa sua famosa GT Alfa, l'Alfa GT che era stata trovata, e però senza parlare della morte di Pasolini. Ci sono alcuni elementi inquietanti e il libro naturalmente rimette tutto in campo, devo dire anche, diciamo, senza scegliere una via univoca, cioè anche nelle varie supposizioni, le varie ipotesi che anche gli amici di Pasolini innanzitutto hanno avanzato. Ecco, devo dare, come dire, atto a Crieco che si è mantenuto naturalmente su una serie di ipotesi. Quali, per esempio? Per esempio il fatto, diciamo, cominciando già da Moravia, che parlava genericamente forse di fascisti che avevano fatto questa guada a Pasolini, ma quali naturalmente? Tenete presente che in quel periodo c'era una grande confusione ideologica tra brigate rosse, brigate nere, mafia, camorra che faceva da manovalanza, cioè, l'elemento rimane generico. C'è una tesi, diciamo, anche molto affascinante che si rifà un po' al profetismo, al cosiddetto profetismo pasoliniano, cioè quello del suo amico Zigainen, naturalmente, che parla di questo, come dire, atto, diciamo, di
di dedizione un po' cristologica. Pasolini si è cercato la morte, si è cercato il martirio, diciamo. È una tesi affascinante, naturalmente, che è anche inquietante, ma naturalmente anche questa è una delle tesi possibili. C'è quella del suo amico, tra l'altro anche attore preferito, c'è Citti, che parla addirittura del famoso furto che c'era stato del film di Salò Saad, e che Pasolini si era recato naturalmente per poter riprendere questo film, sapendo che si esponeva un agguato, ma comunque, diciamo, è andato. Quindi anche questa è un'altra tesi, diciamo, tra le varie possibili. Però ecco, il libro è molto più complesso, perché fa vedere come ci sono anche altre trame, altri personaggi. Per esempio, molto inquietante il fatto di quel Johnny lo Zingaro, che compare completamente come un personaggio che attraversa. Chi è questo Johnny lo Zingaro? Molto probabilmente si pensa che sia forse stato presente, diciamo, al momento dell'uccisione di Pasolini. Tra l'altro lui usava un plantare che, guarda caso, è stato trovato nella CT di Pasolini, ma su cui gli inquirenti non si sono soffermati con la dovuta attenzione. Non solo, ma tra l'altro c'è un altro elemento inquietante di quanto Pasolini si era fermato con un giovane al famoso ristorante del Bionto Tevere, dove praticamente, diciamo, il personaggio riconosciuto dall'oste non era Pelosi, ma era un altro, e forse poteva essere proprio Johnny lo Zingaro. Quindi c'è una serie di elementi inquietanti. C'è poi tutta la vicenda processuale, ma io naturalmente non mi soffermo su questo, dove naturalmente però si batte in modo particolare sulla prima parte di questo processo, cioè di quanto, ecco, con la presidenza tra l'altro del fratello di Aldo Moro, si arriva a dire che in effetti, diciamo, Pelosi comunque non era solo, cosa che poi è stata smentito. E tra l'altro, diciamo, lo stesso Pelosi, attenzione, un altro personaggio inquietante, il libro lo mette bene in evidenza, cioè lì dove continuamente Pelosi smentisce tutto quello che dice, tutte le rivelazioni, le confessioni, diciamo così, sono sempre smentite. Prima dice che era solo, poi dice che era accompagnato, eccetera. E tra l'altro un altro personaggio, se è una specie di anima nera che attraversa il libro, è quell'Aldo Semerani, che ce lo troviamo un po' dappertutto con quelle sue diagnosi pseudo-psichiatriche, insomma, diciamo così, che era naturalmente collegato a tutta una serie di poteri, eccetera. Quindi in effetti è una vicenda questa ancora molto complessa, su cui poi nella postfazione, diciamo, l'avvocato che insieme con la criminologa ha fatto riaprire un'altra volta la vicenda nel 2009, naturalmente, diciamo, tutto questo è ancora una situazione, diciamo, aperta. Ma io vorrei soffermarmi ancora su un altro aspetto molto importante. E l'aspetto importante è quello che riguarda, diciamo, soprattutto l'ultimo Pasolini, perché questi elementi, diciamo, di tipo giudiziario, diciamo, e anche esistenziali collegati al momento, come dire, quando lui viene barbaramente ucciso, attenzione, sono collegati anche al momento operativo letterario di Pasolini e anche artistico, perché Pasolini in quel momento produceva un film che è stato inutilmente dichiarato erotico, ma è un film politico, che sa lo Saad, e dall'altra naturalmente lui lavorava sul petrolio, e sul petrolio naturalmente l'elemento molto inquietante, questa figura di Cefis, che lui naturalmente maschera sotto il nome di Troia, su cui lui faceva una serie di richieste, di indagini, in modo particolare, ecco, questo collegato anche all'uccisione di Mattei. Quindi praticamente c'è tutta una trama naturalmente sullo sfondo di questa vicenda, su cui ancora una volta il libro dà una serie di elementi molto importanti, ma naturalmente io non posso entrare nei particolari, mi posso soffermare. Vorrei però fare questa osservazione. Vedete, noi ci troviamo nella parte finale dell'attività di Pasolini su due elementi molto importanti. Uno è rappresentato sicuramente da Petrolio. Petrolio è un libro molto mescidato, dove Pasolini usa generi diversi, e direi una concomitanza di codici diversi. Tra l'altro, ecco, non a caso lui prende quel fantomatico Steinmetz e naturalmente riprende tutto quello che lui aveva detto di Cefis, anche riportando parti intere.
dando, diciamo, a tutta l'impalcatura, però, attenzione, di Petrolio, pur essendo un'opera molto frammentata, eccetera, uno degli elementi che io ritengo fondamentale in Pasolini, abbiamo fatto anche riferimento durante i corsi, e cioè la matrice dantesca di Pasolini. Non a caso la divisione in gironi che lui fa all'interno di Petrolio, le bolce che sono da 10 ridotte a 5, i gironi della violenza che da 3 diventano 15, e questa impalcatura, naturalmente, questa specie di scesa agli inferi, che è uno degli elementi fondamentali dell'ispirazione, anche un po' visionaria, diciamo, in un certo senso, di Pasolini. E questo è uno degli elementi che non a caso è messo ben in evidenza all'interno del libro. Questa ispirazione, tra l'altro, tenete presente, Pasolini si rifà alla concezione plurilinguistica di Dante, e quindi ecco la presenza di più linguaggi, di più elementi di quest'opera composita che è Petrolio, però anche un'opera inquietante, che si pensa che proprio perché Pasolini scriveva l'opera e faceva la famosa affermazione «Io so anche non avendo le prove, so e non avendo le prove», naturalmente questo dava facilmente adito a poter preparare un agguato nei suoi confronti. L'altra opera a cui vorrei fare riferimento, però questo è molto importante, è un'opera che Pasolini, attenzione, consegna all'editore Naldi poco prima di morire, e che è La Divina Mimesis, che alcuni ritengono che sia un'opera postuma, ma opera postuma è Petrolio. Divina Mimesis no, è un'opera che Pasolini ha consegnato all'editore già poco prima di morire. Perché è importante Divina Mimesis, a mio avviso? Io non voglio soffermarmi molto su questo, però volevo dare questo avviso che è molto importante. È importante perché Pasolini, incredibilmente, quest'opera l'aveva scritta negli anni 60, nel momento in cui maggiormente c'era l'attacco nei confronti di Pasolini del gruppo 63, delle neoavanguardie. Pasolini si difende, e si difende in che modo? Si difende proprio scrivendo La Divina Mimesis, cioè facendo, diciamo, una specie di discesa agli inferi, ma ricreando e riproponendo il messaggio dantesco nella civiltà moderna. Questo è molto importante. E naturalmente tutto questo è collegato anche al discorso che lui in quel periodo faceva, il problema, ricordate, l'omologazione degli italiani, gli italiani che antropologicamente sono stati livellati dalla società consumistica, insomma, erano degli elementi anche che Pasolini in certo senso riprendeva anche dalla scuola di Francoforte, da Marcuse, Roma in una dimensione, finalmente venivano ripresi questi elementi fondamentali, Pasolini però portati con un attacco molto diretto, e che naturalmente aveva creato anche una certa attenzione nei confronti di Pasolini. Un'ultima cosa volevo dire riguardo il profetismo, su cui il libro naturalmente anche si sofferma. Beh, su questo si possono dire varie cose, e si può dire anche che Pasolini effettivamente aveva previsto delle... mi riferisco anche a quella lì con gli occhi azzurri, diciamo l'immigrazione, eccetera, che viene naturalmente citata anche nel libro, ma tante altre cose, insomma. E tra questo si è anche detto che Pasolini aveva programmato la sua morte. Beh, su questo, ecco, bisogna stare attenti, visto che, diciamo, Grieco si muove con molta circospezione su questo punto qua, perché effettivamente in Pasolini c'erano questi tentativi, diciamo, di programmare la morte, però attenzione, in che modo? Ecco, tenete presente che Pasolini aveva scritto un'opera sul piano sequenza, dove lui dice che sostanzialmente solo il montaggio dell'esistenza, dei punti sostanziali dell'esistenza e quindi la morte, possono dare un'idea precisa dell'individuo, che cosa è stato l'individuo. E lui in questo si rifaceva alla famosa tesi di Auerbach, eccetera, insomma, che cosa dice l'individuo. Tutto questo, ecco, perché? Perché Pasolini riteneva che la morte fosse liberatrice. Di conseguenza, ecco, questo voler tirare in ballo la morte come programmata, naturalmente, è comunque una forzatura. Perché anzi, ricordo una bella frase di Moravia, quando muore Pasolini, vabbè, dice Pasolini è morto un poeta, eccetera, ma quando dice Pasolini amava il rischio sì, ma non la morte. Ecco, amava il rischio ma non la morte, questo è molto importante. Cioè Pasolini quindi non programma la sua morte. Pasolini però, ecco, aveva in sé qualche presentimento, alla famosa intervista che lui dà a Furio Colombo alla fine, siamo tutti in pericolo, c'è un presentimento, lui è intellettuale, un uomo, diciamo, dalla sensibilità molto raffinata,
seguiva attentamente tutte le vicende e quindi era possibile, ragionando, la previsione era frutto di un ragionamento, di poter arrivare alle conseguenze di determinate situazioni, di mettere insieme elementi che sembravano separati ma che si potevano collegare, che è una delle metodologie naturalmente pasoliniane e che penso sia anche un elemento molto importante all'interno dell'operazione processuale. E quindi praticamente, ecco, Pasolini così muove in questa direzione. Di conseguenza, ecco, questo libro, concludo, che ripropone, cioè in maniera molto aperta, molto complessa, con alcuni passaggi molto inquietanti, tutta la vicenda pasoliniana, penso, diciamo, anche col film che io purtroppo non l'ho visto, ma avrò modo di vedere, penso che sia, come dire, un invito particolare, non solo ad approfondire quelli che sono, diciamo, questi elementi conclusivi della vita di Pasolini, soprattutto per quanto riguarda la sua morte, ancora avvolto in alcuni punti, diciamo, ancora da chiarire, ma anche, ecco, un invito a studiare Pasolini, a studiare le opere di Pasolini, cosa che noi stiamo facendo, muovendoci su un terreno che certo non è quello cinematografico, che lo lasciamo al regista, non è quello giudiziario, ma diciamo un terreno letterario, approfondendo naturalmente le opere e soprattutto quello che è poi l'elemento fondamentale che caratterizza Pasolini, non lo dimentichiamo mai, cioè la poesia. Aveva ragione quindi Moravia quando dice è morto un poeta, perché Pasolini è in qualsiasi cosa, nei suoi saggi, nelle sue bellissime traduzioni, ricordate noi abbiamo visto quello da Eschilo, nelle sue, diciamo, attenzioni in modo particolare anche al romanzo eccetera e anche ai film Vangelo secondo Matteo eccetera, è essenzialmente un poeta, e questo naturalmente è un invito almeno per noi che ci muoviamo nello specifico letterario a muoverci naturalmente in questa direzione, senza però perdere i collegamenti con gli elementi della sua vita e soprattutto gli elementi con contesto storico molto importante che viene fuori anche dal libro in cui è vissuto Pasolini. Dopodiché, ecco, vi ringrazio anche, diciamo, dell'attenzione. Grazie professore Garese. Professore, ha toccato molti punti che saranno approfonditi dai nostri ospiti: le indagini sulla morte di Pasolini, fatte in maniera molto confusionarie, apposta hanno tutto il coinvolgimento, tutte le varie confusioni della raccolta di indizi, il professor Faustino Durante che si arrabbia perché non era stato proprio recintata la zona, il professore ha parlato del discorso della profezia della morte suicidio ripresa anche da un grande amico di Pasolini che era Giuseppe Zigaina, che ha fatto anche una piccolissima parte in un suo film nel ruolo del frate che assolve Sergio Appelletto, che era appunto nel Decameron, questo fatto di volersi di prevedere la sua morte, se vogliamo, in un 14 anni prima, caro Davide, tu lo sai bene, in Accattone abbiamo una scena che può palesemente la morte di Pasolini. Accattone 61, quattro uomini che picchiano, mi pare, se non sbaglio, Maddalena, in un asterrato deserto con una macchina. Quella è esattamente la scena della morte di Pasolini, 14 anni prima. Ma ovviamente questa è una tesi che comunque per voi non è comunque accettabile, anche se molto affascinante, perché così ovviamente si distrugge tutto quello che c'è, la macchinazione appunto. Prima di dare la parola al professore Amendola vorrei magari cominciare con una piccolissima parte della lettura del libro con Maria Luisa Rescigno della Compagnia Artenauta Teatro, la primissima parte di un passo del libro. In Italia è avvenuta una rivoluzione, ed è la prima nella storia italiana, perché i grandi paesi capitalistici hanno avuto almeno 4 o 5 rivoluzioni che hanno avuto la funzione di unificare il paese. Penso all'unificazione monarchica, alla rivoluzione luterana riformista, alla rivoluzione francese borghese e alla prima rivoluzione industriale. L'Italia invece ha avuto per la prima volta la rivoluzione della seconda industrializzazione, cioè del consumismo. E questo ha cambiato radicalmente la cultura italiana in senso antropologico. Prima, la differenza tra operaio e borghese era come tra due razze.
Adesso questa differenza non c'è già quasi più. E la cultura che più è stata distrutta è stata la cultura contadina, che allora era cattolica. Quindi il Vaticano non ha più alle spalle questa enorme massa di contadini cattolici. Le chiese sono vuote. I seminari sono vuoti. Se lei viene a Roma, non vede più file di seminaristi che camminano per la città. E nelle ultime due elezioni c'è stato un trionfo del voto laico. E anche i marxisti sono cambiati antropologicamente dalla rivoluzione consumistica, perché vivono in altro modo, in un'altra qualità di vita, in altri modelli culturali, e sono stati cambiati anche ideologicamente. C'è questa contraddizione. Tutti coloro che sono sia dichiaratamente marxisti, sia che votano per marxisti, sono al tempo stesso consumisti. Per esempio, gli estremisti italiani gettano delle bombe e poi la sera guardano la televisione, canzonissima, Mike Bongiorno. La parola adesso al professore Alfonso Amendola. Prima di dire qualcosa più di specifico nel libro, ma già il professore Granese vi ha dato il quadro importante di questo libro necessario per tanti motivi, volevo dare un po' anche di epigrafe, di lancio di questo mio piccolo intervento, raccontare un episodio legato alla vita cinematografica di Pierpaolo Pasolini e centrato su un tema che ciclicamente torna nel mondo della cultura pasoliniana, ma che è anche alla base del libro, romanzo, lavoro giuridico, ha tante sfaccettature, ma su questo ci torno dopo, che è il tema del corpo. Durante la proiezione di un film come Il Vangelo secondo Matteo in un piccolo cineclub romano, Pierpaolo Pasolini si pone davanti al flusso di luce del proiettore con la sua camicia bianca, in qualche modo facendosi proiettare addosso l'immagine del film. Potete immaginare lo sconcerto da un lato e l'adesione dall'altra del pubblico. Qual era l'obiettivo di fondo di Pierpaolo Pasolini? Riprodurre sul proprio corpo, fare del proprio corpo l'estremo teatro della propria creazione. Tutto il tema di Pierpaolo Pasolini e del libro e del film, ma soprattutto il libro, è una ricostruzione del corpo, quel corpo che alla fine sul litorale di Ostia sarà distrutto, macerato, violentato. Pasolini con questo gesto simbolico, provocatore, ma allo stesso tempo anche giocoso, necessario, riporta la dimensione visionaria della propria creatività sul proprio corpo, il corpo come teatro totale della propria esistenza. Tutta l'opera di Pierpaolo Pasolini, sia quella letteraria, saggistica, cinematografica, drammaturgica, teatrale, le sue regie, le sue traduzioni, il suo impegno di esegetista, di cronista, è sempre centrato sul tema del corpo. Per questo il corpo poi dovrà essere distrutto, lacerato. Inoltre il lavoro e il valore di questo libro è quello legato ad un concetto di transmedialità, dal film il libro e dove rispetto al film l'operazione che viene a cambiare radicalmente nel film c'è una dimensione di adesione, posso dire, di stampo più emozionale, non che non sia emozionale il libro che stiamo presentando, ma sicuramente quello che tende a prevalere come un atto necessario della macchinazione è il lavoro sull'oggettività. Quindi già questo passaggio da un linguaggio e da una forma all'altra è anche un passaggio di stile totalmente diverso, dal racconto emozionale e la scelta anche particolarissima dell'attore, anche questo è un ulteriore elemento da tenere presente, da un dato emozionale si passa ad un desiderio di oggettività, quell'oggettività che appunto, come sottolineava il professore Granese, sovente mancata nella ricostruzione dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Quindi il valore oggettivo è quello di lavorare attorno alla cronaca dei fatti,
Qual è un altro discorso che spesso è diventato, in particolare nella ricostruzione dell'omicidio, un momento di freno, una dimensione di frainteso? Spesso quando si parla di Pasolini ci si tende come dire, a rispecchiarsi o a rifiutarlo totalmente. Pasolini ci mette di fronte, ancora una volta attraverso la sua opera, il suo corpo estremo, o un aderire o un rifiutare, tutta una serie di percorsi di natura assolutamente soggettivi che spesso hanno, come dire, indebolito il percorso di ricostruzione. Tutto il discorso che faceva giustamente il professore Granese degli indizi sbagliati, del piano indagatorio falsato, è totalmente dovuto anche a questo ragionare attorno agli ultimi giorni di Pasolini, al suo omicidio, a partire non da una oggettiva ricostruzione di stampo giuridico o di cronaca dei fatti, ma spesso su un piano emozionale. Probabilmente per entrare nel cuore profondo della macchinazione è anche interessante, tradendo qualsiasi canone di vostre spezza, una serie di luoghi comuni e soprattutto è una voce compatta delle tante voci. Possiamo leggere questo libro come una sorta di tensione corale, i vari interventi da Pelosi, lo Zingaro, Morale, Zigania, Citti che appunto viene definito una sorta di alter ego di Pierpaolo Pasolini. Il valore ancora una volta di Pierpaolo Pasolini è di ritrovarlo lui testimone e partecipe. È interessante, e questo l'ha sottolineato anche Stefano, come il finale di vita ad Ostia diventi una sorta di sintesi inquietante delle sue origini, se pensiamo agli esordi di Ragazzi di Vita, se pensiamo a Cattone o Mamma Roma. Cioè lui muore sui luoghi celebrati dai suoi lavori, in qualche modo di esordio letterario e di esordio cinematografico. E se dobbiamo ancora una volta ricordare Pierpaolo Pasolini e il lavoro letterario e giuridico lo fa in maniera molto puntuale, voglio ricordare sempre il suo insegnamento di disperata vitalità. Grazie professor Avello. Prima di dare la parola a Davide Grieco, io mi soffermo anche brevemente anche sui processi. Sono stati assurdi soprattutto il processo di Teorema, quello che ha avuto la più lunga traversia giudiziaria, perché è un film in cui l'amplesso sessuale, l'amplesso di questa accusa di oscenità non c'è. Tant'è vero che Moravia disse: se c'è un processo, se in cui Pasolini ha, come anche nella Ricotta la stessa cosa, se c'è un elemento che Pasolini ha distaccato, è stata la borghesia italiana. Quindi erano veramente, diciamo, come dire, poi l'avvocato ce lo racconterà meglio, dei processi anche proprio a persona, cioè veramente dei processi mirati a distruggere una persona senza proprio anche vedersi il film. Nel caso di Teorema posso capire ovviamente la trilogia della vita, ma nel caso di Teorema e anche la Ricotta c'era ovviamente l'accusa di ripegno della religione di Stato, ma in Teorema, come dire, questo discorso sulla violenza, sull'oscenità è un'accusa completamente fuori da ogni tema e da ogni campo. Allora io direi subito di dare la parola ai nostri protagonisti e prima di tutto a Davide Grieco. Davide, io ovviamente nelle nostre conversazioni abbiamo parlato veramente molto, toccando con il tuo libro tantissimi punti. È interessante, io penso, anche i ragazzi vogliono sapere, ti do un punto, ovviamente tu sarai tu a giostrarti. Dimensione letteraria e dimensione cinematografica, quali sono i punti comuni nel libro e soprattutto nel film? Come è stato il tuo incontro con Massimo Ranieri nel film, nella presentazione? Quali sono stati veramente i punti toccati? Quali sono state le difficoltà? Qual è stata veramente anche tutta la lavorazione che c'è dietro in questo grande mare magnum di indizi, senza neanche cadere nella retorica, nel dire, nel detto e non detto? Qual è stato difficile questo progetto riuscito, che penso la storia e la letteratura vi renderanno grazie. Stefano lo conoscete, no? Cioè, nel senso, quante domande mi hai fatto tutte insieme? 12? Vabbè. No, intanto io voglio, prima di provare a rispondere, e tra l'altro la situazione è molto agevolata da chi mi ha preceduto, perché
Devo dire che è stato veramente straordinario quel prologo dove lei, professore, ha messo in campo tutto quello che c'era, perché quello di solito siamo io o lui a dover fare questo. E quindi grazie, cioè, veramente un grandissimo aiuto. E soprattutto, questa è la seconda università dove vengo con il libro, con il film, la prima volta è stata a Bari, e è veramente in momenti così che mi dico che forse tutta questa fatica ha avuto un senso, perché io mi ritrovo a casa, pur essendo niente affatto a casa, perché io ho lasciato la scuola a 14 anni, e tra l'altro c'è anche un episodio alla fine del film che in qualche modo racconta questo, ma sento che Pasolini è a casa, e quel Pasolini che aveva scritto che andava abolita la scuola dell'obbligo, e che io in quella circostanza attaccai, perché avevo questo rapporto fin da ragazzino, questo rapporto con lui, lui era un provocatore, io ero il provocatore del provocatore, e gli dissi appunto, quando lui scrisse che la scuola dell'obbligo andava abolita e che la scuola era semplicemente una scuola che insegnava la qualità della vita per il piccolo borghese, che quindi era quasi una forma di corruzione nei confronti dei giovani, nei confronti degli studenti, io pur, ripeto, avendo lasciato la scuola a 14 anni, quel giorno che lessi quell'articolo gli dissi: secondo me hai scritto veramente una stronzata con questa parola. E l'unica cosa che poteva accadere, e questo molti non se lo immaginano quando si parla di Pasolini, mi disse: probabilmente hai ragione. E mi disse: io purtroppo, quando dico le cose a cui tengo di più, ci metto una carica provocatoria, perché comunque era un comunicatore abbastanza straordinario, e però eccedo, mi rendo conto che passo dalla parte del torto. È giusto quello che dici, e ho veramente, veramente esagerato in questo. Poi appunto io ho incontrato un ragazzo autistico per puro caso quando preparavo il film, e ho usato questo ragazzo autistico proprio per raccontare questo che sto dicendo adesso. E tra l'altro è stato veramente un episodio felice, uno dei tanti momenti felici di questo lavoro, perché questo ragazzo autistico ha potuto anche dimostrare che razza di doti hanno quelli che noi consideriamo degli handicappati, perché io lo incontrai, scrissi la notte stessa 12 pagine di dialogo per quella scena che poi si vede nel film, che è molto più breve ovviamente, lo chiamai, lo feci venire, gli diedi questo testo, lui lo lesse e poi mi disse: ma questo sono, perché parlava con la zeppola, questo sono io. Io dissi: sì, perché tu mi hai raccontato un po' la storia della tua vita, non te l'avevo nemmeno chiesto, e questo mi ha fatto venire questa idea, ti andrebbe di fare questo personaggio? Lui mi disse: sì, perché no, interessante. E io gli dissi: vabbè, portatelo a casa, fra una settimana ti chiamo, lo impari a memoria e poi facciamo un provino. E lui mi disse: ma io lo so già. Io gli dissi: come lo sai già? Sì, lo sai già, dico, adesso sono 12 pagine, ti ho dato veramente solo il tempo di leggerlo, l'avrei letto in 10 minuti. Sì, ma lo so già. E vabbè, e a quel punto facemmo questo provino, non soltanto lo sapeva già, ma io poi in modo sadico partivo dal fondo, partivo dalla metà, cioè non c'era verso di farlo sbagliare. E poi alla fine gli dissi: allora guarda, io adesso lo taglierò perché è troppo lunga questa scena, però ti cerco, solo che mi hanno detto che tu non hai il cellulare, perché i tuoi genitori preferiscono che tu non abbia il cellulare. Se io non ti trovo poi il giorno prima, due giorni prima, quando ti convoco, io che faccio? E lì faccio una battuta veramente stupida e dico: se non ti trovo, chi prendo? Brad Pitt? E lui mi guarda, è molto serio, e mi fa: scusi, te glielo dico, ma Brad Pitt secondo me non va molto bene per questo personaggio. E per cui insomma ci tengo a questa storia, a questo episodio, perché in qualche modo è uno dei tanti episodi, sia quando
sia quando facevo il film, sia poi dopo che il film è uscito e ancora oggi, in cui in qualche modo i giovani sono gli unici che poi in qualche modo ridanno vita a Pasolini, però i giovani e gli insegnanti, e qui intorno appunto al contesto in cui ci troviamo oggi, che a me fa veramente un piacere enorme. Allora, veniamo alle tue domande, cerchiamo anche di essere sintetici. Il libro viene dopo il film, cosa inusuale, ma perché io faccio questo film quasi due anni e mezzo fa. Io ho finito di girare il 14 agosto del 2014, insomma siamo a dicembre ormai del 2016. Il libro mi viene casualmente chiesto da una signora della Rizzoli che mi chiama mentre sto montando il film e che mi dice: lei è un nostro autore, perché io ho scritto dei libri per la Bompiani, che fa parte del gruppo Rizzoli, perché non facciamo la stessa cosa? Io appunto ho scritto un romanzo che 10 anni dopo è diventato un film, dicendomi anche stavolta il percorso è inverso, ma non importa. E io però le dico che non ci ho pensato minimamente all'idea di scrivere un libro, che l'unica cosa che mi interessa è il fatto che lei sia della Rizzoli, lei se ne inorgoglisce, ma io gli dico anche: no, guardi, aspetti, mi interessa perché la Rizzoli era la casa editrice del Corriere della Sera, giornale su cui scriveva Pasolini, ma soprattutto la Rizzoli è stata sconvolta dallo scandalo P2, è stata l'obiettivo principale della P2 in quegli anni, e quindi siccome la P2 ha molto a che vedere con la morte di Pasolini, mi sembra interessante. Dall'altra parte un silenzio pneumatico, quindi intuisco anche la paura di questa signora, e gli dico: guardi, io non voglio che lei perda il posto, però ecco, io le dico l'unica cosa che mi interessa della sua proposta. Lei mi fa gli auguri di Natale, si dilegua, salvo poi riapparire un mese dopo e dirmi: ci ha pensato? E io gli dico: ho pensato la stessa cosa che avevo pensato un mese fa, sono rimasto lì. E lei improvvisamente, inaspettatamente, mi risponde: non abbiamo paura di nessuno. Quindi questo è per dire che questo libro non ha subito nessun tipo di censura, nessun tipo di manomissione. Poi mi è anche stato detto che il tutto si è svolto in una settimana magica, perché una settimana dopo è cominciato quello che il povero Umberto Eco raccontava, l'affaire Mondazzoli, e cioè la fusione tra Mondadori e Rizzoli. Voi sapete che appunto l'ha spuntata in qualche modo Mondadori, c'è Cairo, Urbano Cairo, che oggi diciamo ha vinto la lotteria, che poi è la lotteria di due aziende che insieme hanno 1 miliardo di debiti, quindi non è proprio una gran lotteria. Però tutti mi hanno detto, anche lì all'interno mi hanno detto: se tu non avessi firmato quel contratto in quella settimana, una settimana dopo non ci sarebbe più stata questa opportunità. Io a quel punto conosco già Stefano Maccioni, e poi ci chiamano complottisti, non so se è stato detto, insomma prima o poi viene sempre fuori. La cosa buffa è che noi ci siamo, io e lui, ma anche altre persone che in qualche modo remano tutte nella stessa direzione, ci siamo conosciuti tutti dopo. Cioè io ho fatto il film, non sapevo, cioè sapevo benissimo che era Stefano Maccioni, ma mi sono guardato bene dal contattarlo, come dal contattare chiunque altro, anche altri vecchi amici di Pasolini, e ho fatto il film in libertà e a fare rispetti. Poi lui mi ha chiamato un mese dopo, o 2 mesi dopo, e oggi collaboriamo così come collaboriamo con altre persone. Infatti il libro è anche il tentativo di raccogliere cose molto importanti che hanno scritto tanti altri, ma che affrontando sempre Pasolini per segmenti, ognuno ha lavorato su un segmento e nessuno si era preso la briga di accorpare il tutto, anche perché non so perché, ma in Italia chi scrive un libro, anche un saggio, gli fa fatica sempre citare altri, no? Vedete Saviano, che addirittura ha perso una causa perché appunto gli è stato detto che ha copiato delle cose. Io non capisco per quale motivo, quale umiliazione sia citare altre persone che hanno
percorso le tue stesse strade, si sono interessate agli stessi argomenti. A me fa sempre piacere sapere appunto che non ci sono solo io, che non ci siamo soltanto noi due, che ci sono sempre degli altri. E quindi diciamo, ecco, che forse la funzione poi di questo libro è questa, è quella di raccogliere gli sforzi di tanti, e messi insieme gli sforzi di tanti fanno veramente impressione. E poi c'è la chiave personale. Mi avevano chiesto di scrivere un libro in prima persona, io ero molto refrattario all'idea, poi in realtà ho scoperto che avevano ragione loro, nel senso che poi il fatto che uno racconti come racconto, che ho conosciuto Pasolini quando avevo 8-9 anni, e che poi la mia adolescenza, la mia gioventù è sempre stata, ha sempre camminato parallelamente a Pasolini, ci siamo frequentati tantissimo fin quando è morto, e ho continuato a frequentarlo poi occupandomi della sua morte, e ho notato che questo sì, effettivamente ha più presa sul lettore. E comunque questo libro l'ho scritto con una velocità di cui mi vergogno anche, però è la velocità con la quale ho ripercorso tutti i miei ricordi, che invece avevo in qualche modo tradotto in qualcos'altro facendo il film. Il film, come ho detto, ce lo siamo dovuti autofinanziare coprendoci di debiti, ma ne siamo tuttora contenti, piano piano le cose si recupereranno, perché chi mi ha fatto venire voglia di farlo è stato proprio appunto Abel Ferrara, il regista di quell'altro Pasolini che citava Stefano, perché a due riprese i produttori diversi di quel film mi hanno chiesto di scriverlo, perché questo avrebbe dato una patente di credibilità ad Abel Ferrara. Io la prima volta ho solo incontrato a cena Abel Ferrara col produttore, e poi ho detto al produttore che forse era meglio che non si lanciasse in questa operazione, anche perché Abel Ferrara non sapeva nulla di Pasolini e non si capiva perché volesse fare un film su Pasolini. La seconda volta invece il produttore era un gruppo francese con cui ho lavorato molto e con grande piacere, che si chiama Canal Plus, e allora ho detto vabbè, mi metto a un tavolo insieme ad Abel Ferrara. Però appunto ho capito che l'unica cosa che gli interessava era la vita sessuale di Pasolini, e siccome gli ho detto, io sono 10 anni che non mi occupo più di questa storia, perché mi ha proprio avvelenato il sangue per 30 anni, se vuoi io ti posso mettere una serie di cose a disposizione e possiamo raccontare come e perché è stato ammazzato Pasolini, e lui mi ha subito detto no, non mi interessa nel modo più assoluto. E quindi la premessa è stata questa, e dopo 3 o 4 giorni sono fuggito a gambe levate, ma avevo un altro film da fare, ero addirittura a Praga a fare sopralluoghi e provini, non riuscivo più a dormire, e appunto ho detto no a quel film e ho detto proviamo ad attraversare questo deserto l'ho attraversato con l'unico attore con cui potevo attraversarlo, che appunto è Massimo Ranieri, che molti non ricordano purtroppo, che è un grandissimo attore, insieme al grandissimo cantante che è. Lo conosco da 35 anni, abbiamo spesso parlato di questa sua somiglianza impressionante. Quando lui era ragazzino, aveva 15-16 anni, già le sue foto erano in prima pagina sui giornali. Lui, per darvi un'idea, lui fece la prima tournée americana a 15 anni e non si chiamava Massimo Ranieri, che peraltro non è nemmeno il suo vero nome, lui all'anagrafe si chiama Giovanni Calone, bensì si chiamava Gianni Rock, e faceva la spalla giovanile a un grande cantante napoletano invece di tipo tradizionale, che era Sergio Bruni. Però insomma le sue foto apparivano sui giornali, e non appena lo vidi la prima volta dissi a Pasolini, e io ho la stessa età di Massimo Ranieri, quindi avevo 16 anni anch'io, e gli dissi ma questo di chi è figlio? Secondo me non ce l'hai raccontata tutta. E lui si irritava parecchio. Poi si sono incontrati per puro caso pochi mesi prima che Pasolini morisse. Pasolini usciva
da un posto dove aveva giocato a pallone, sapete che era una sua grandissima passione, con altri, con amici, anche io facevo ogni tanto queste partite, esce, c'è un nuovo gruppo che entra in questo piccolo centro sportivo per fare un'altra partita, e fra questi c'è Massimo Ranieri, e praticamente si sbattono in faccia e lui rimane veramente folgorato, e Massimo Ranieri stesso gli dice: guardi che lo dicono, sì maestro, lo dicono sempre anche a me da quando sono ragazzino. E quindi io, prima ancora di scrivere il film, dico a Massimo: guarda, se tu lo fai io lo scrivo, se tu proprio non hai nessuna intenzione di farlo dimmelo, perché io non so nemmeno come fare un casting alla ricerca di Pasolini. Lui ovviamente non mi ha detto né no né sì, mi ha detto solo che era terrorizzato, e io gli ho detto: guarda, sono molto preoccupato anch'io, però è proprio questo l'atteggiamento giusto probabilmente, perché appunto andiamo a fare una cosa molto delicata, molto scabrosa, molto complicata, e quindi dobbiamo farla con tutta la preoccupazione del caso. E lui poi, una volta gli mandavo man mano le pagine, il copione con scritto in grande velocità, e lui più andava avanti più mi diceva: io come faccio a dirti no? Perché ci stava entrando dentro. Poi spesso mi capita che qualcuno mi dice: come hai fatto a far recitare così bene Pasolini interpretato da Massimo Ranieri? Ho detto: non ha fatto assolutamente nulla, ha fatto tutto lui, e non è che lo dico per modestia, lo dico perché è così. Io gli ho parlato di Pasolini, cosa che peraltro avevo fatto anche in tante occasioni precedenti, finché il primo giorno di riprese lui si è vestito, si è truccato, tempo al trucco 5 minuti, perché si doveva solo pettinare da un verso anziché dall'altro e indossare quei vestiti che facevano sì che anche la gente che passava per la strada e ci vedeva girare faceva: solo che è Pasolini, proprio non ce n'era uno che non... Stavamo a Villa Borghese, appunto per le scene quelle ambientate alla Casina Paladier. Lui ormai si era vestito come Pasolini, si era messo gli occhiali scuri, però lo vedevo strano, lo vedevo un po' preoccupato, e gli ho detto: allora come va? E lui mi ha detto: mi sento completamente perso. E a quel punto io ho detto: ok, perfetto, cominciamo subito a lavorare. E devo dire, veramente, non solo non gli ho mai detto niente, ma ho anche visto spesso delle sfumature che lui ha messo, molto ma molto acute, molto belle, e a un certo punto poi è quasi come se fosse stato lui a guidare me, nel senso che dopo qualche giorno Pasolini per me era lui, e quindi prendevo anche le misure a seconda di quello che provava e faceva, e ci siamo insomma passati il testimone, ed è stata una cosa molto felice, e sono anche molto contento che molta gente abbia riscoperto Massimo Ranieri come attore. Ha già vinto il premio come miglior attore a Montreal, a Annecy, ma ce ne saranno degli altri. Insomma, quando vado in giro per l'Italia come per l'Europa, questo Massimo Ranieri attore è una scoperta per tante persone. Poi ripeto, non è una scoperta, perché Massimo Ranieri per ben 20 anni, in due tranche da 10 anni, ha rinunciato a cantare per poter lavorare al Piccolo di Milano con Streller, e lo ha fatto tra l'altro in un momento chiave della sua carriera, quando lui vinse il Festival di Sanremo con Perdere l'amore, che oggi credo abbia superato persino nel Blu di Piccolo di Blu come la canzone italiana più famosa di tutti i tempi. Io tra l'altro ero lì la mattina a Sanremo in albergo, si faceva colazione, e poi io invece portai un altro cantante a quel Festival di Sanremo che era Francesco Muti, questa è tutta un'altra storia, però insomma appunto Francesco Muti scappò a un certo punto, io rimasi lì a fare colazione con Massimo Ranieri, e arrivò un impresario che era anche l'impresario di Benigni, di tanta gente, si chiamava Vincenzo Ratti, e davanti al cornetto, al cappuccino, gli portò un assegno da 1,5 miliardi, dicendogli: Massimo, questo è l'anticipo per la tournée che tu cominci a marzo, praticamente subito.
subito, due o tre settimane dopo. E lui prende questo assegno, glielo restituisce, gli disse: ti ringrazio Vincenzo, mamma mia quanti soldi. Beh, tu pensa, io adesso parto fra un'ora e invece vado a Milano da un signore che non mi dà una lira e che mi tratta malissimo. Ma io sono felicissimo di fare questo, e quel signore era Giorgio Strehler. Lo dico perché sono stato testimone oculare di questa cosa, poi lo sanno tutti, perché infatti lui per 10 o forse 13 anni dopo Verderamone non ha voluto più cantare. E quindi anche questo, c'è anche questa grandissima somiglianza tra Pasolini e Massimo Ranieri. Massimo Ranieri è uno che ha sempre fatto quello che lui riteneva giusto fare, anche con grandissimo sacrificio, e ha dentro di sé un senso di giustizia quasi infantile, che in qualche modo, perché ovviamente Pasolini è una persona molto più complessa ed è stata veramente molto ben descritta fin qui, però quel senso di giustizia ce l'aveva anche Pasolini. Ho sento di aver avuto anche il privilegio di aver fatto un film su Pasolini, con Pasolini, nemmeno con Massimo Ranieri. Prima di avviarci ovviamente alla conclusione del nostro incontro, con una proiezione importante, e devo dire, e sono onorato, sono molto onorato, inedita in 40 anni questa cosa che vedrete, ovviamente io do la parola all'avvocato Stefano Maccioli, che penso ci introdurrà anche questa proiezione. Il suo lavoro in procura, ovviamente, l'avvocato Maccioli segue i più grandi casi scottanti dell'Italia contemporanea, e quindi ovviamente la parola a un noto avvocato penalista, in questo caso anche studioso. Io ho l'occasione anche per ringraziare Stefano pubblicamente, Stefano Vignatare, per la sua pervicacia. Io mi trovo qui e penso anche David. Devo dire che è una persona stupenda, che ha iniziato a contattarmi tramite Facebook come veramente un goccio cinese. ma io lo ringrazio veramente doppiamente. Questa sera lo ringrazio sia perché sono qui con voi e sia perché traggo da voi, da ogni incontro. Io vado con David spesso e volentieri, lunedì eravamo a un'altra università, sono tre a Macerata. Io traggo da questi incontri, lo dico spesso anche sulla mia pagina Facebook, una signora che mi ha contattato, una casalinga del Nord, che mi diceva: che bello, ho visto la macchinazione, ho visto il contributo speciale sul DVD, continuate così, vogliamo la verità. Ecco, sono le piccole cose, i piccoli gesti. Molto spesso io vado via da questi incontri più carico, sempre più carico di quando sono arrivato, e vi garantisco che è dal 2008 che sono dietro a queste carte, che ho avuto, faccio outing, momenti di sconforto veri e propri, quando ad esempio è intervenuta un'archiviazione del 25 maggio del 2015, dopo che avevo scritto oltre 40 pagine di opposizione e dopo che avevo portato secondo me delle prove inconfutabili di alcuni collegamenti che ben ha fatto il professore sia con la malavita organizzata romana di allora, la neonascente banda della Magliana, prendendomi anche poi ovviamente le mie responsabilità per quello che andavo affermando, sia per quanto concerne i legami con la loggia massonica P2, e quindi che c'erano secondo me, e che quindi quelle indagini andavano portate avanti. Recentemente infatti il 2 di novembre di quest'anno il giornalista di Repubblica, un articolo molto lungo apparso su Repubblica proprio all'ultima mia richiesta di riapertura, depositata dopo aver parlato col procuratore capo Pignatone il 31 ottobre del 2016, proprio pochi giorni fa, diceva: l'avvocato Maccioli non si arrende mai. È un mio difetto, come nel caso Cucchi, come nel caso della strage di Viareggio, come nel caso Moro. Il non arrendersi però comporta, io ve lo dico perché mi sento uno di voi, cioè mi sembra adesso che ero lì sui banchi, poi sono passati un po' di anni di giurisprudenza, però a Firenze, come sentirete dal mio accento, mi sembra adesso che ero lì, ma animato da quegli ideali che poi purtroppo si perdono invecchiando. E questo francamente è la cosa che brucia di più. Io lo dico sempre ai praticanti che vengono in studio, di non perdere mai quella forza che avete adesso,
che avete adesso mentre state facendo università, anche quegli ideali, quei valori di non cadere mai nel compromesso. Purtroppo spesso e volentieri la vita è un compromesso. Voi l'avete visto anche nella nota vicenda del medico e dell'infermiera, no? Su arrestati a Saronno, un altro medico per compromesso aveva scambiato, sembra, almeno a quanto riportano i giornali, avrebbe scambiato il fatto di non denunciare i due accusati di plurimi assassini in cambio di un posto di lavoro, no? Quindi a voi poi la valutazione morale tra chi tra i tre è più responsabile degli omicidi effettivamente effettuati. Allora, per quanto riguarda Pasolini, sto parlando davanti a persone che già lo conoscono, quindi che hanno approfondito, però non do per scontato quello che è l'iter, perché purtroppo i nostri mezzi di informazione non informano mai sufficientemente. Noi abbiamo una comunicazione, sapete meglio di me, che è veramente una raffazzonata, tanto per essere buoni. Grazie a Dio adesso ci aiuta internet, ci aiutano i social network, ci aiutano molto i passaparola, e questo è molto molto importante. Devo dire che su questo forse Pasolino non avrebbe previsto nemmeno questo, ma sicuramente ci sono degli aspetti molto molto positivi, almeno per quanto riguarda il passaggio di informazioni, no? A veicolare le informazioni. Brevemente vi dico, io nel 2008 mi avvicino insieme a una criminologa, allora Simona Ruffini, a questo caso. Mettiamo le carte sul tavolo, partiamo essenzialmente, ve lo riassumo molto molto brevemente, l'iter del nostro percorso è un puzzle, mettiamo insieme queste tessere, partiamo, io sono abituato come avvocato a partire dai dati concreti, mi danno il complottista, recentemente anche un PM ce l'ha dato, ma io mi baso sui dati concreti, e partiamo dal dato concreto per eccellenza, che sono le sentenze. C'è un procedimento per omicidio doloso, c'è una condanna di un presunto assassino che è Pino Pelosi, detto Pino la rana, dalla bocca, no? Molto grande, è vero. Partiamo da quelle sentenze. Abbiamo una sentenza di primo grado del Tribunale per i minorenni, scritta dal fratello di Aldo Moro, Carlo Alfredo Moro, un bravissimo giurista peraltro, che ci dice che il responsabile dell'omicidio Pasolini è Pino Pelosi, che viene condannato a oltre 9 anni di carcere, di reclusione, insieme ad altre persone rimaste ignote. Abbiamo una sentenza di appello, la Corte di Appello viene adita soprattutto dalla Procura Generale. La Procura Generale, visto che siamo in giurisprudenza, è il PM in appello, che impugna quella sentenza soltanto perché si è permessa di dire di indagare anche nei confronti di ignoti. Quindi, secondo la Procura Generale, non ci sarebbero stati gli ignoti insieme a Pino Pelosi, ma Pino Pelosi sarebbe stato l'unico responsabile. Nel giro di poco tempo, questo omicidio, voi vi dovete calare in quella che era l'Italia, altrimenti non si percepisce il clima. Lo vedrete con un telegiornale, ha detto Stefano, che è inedito. L'abbiamo fatto vedere esclusivamente in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, perché ora ci arrivo, siamo arrivati anche con il fatto della goccia cinese ad arrivare a proporre due proposte di legge che sono in Commissione Affari Costituzionali. Una mi ha aiutato l'onorevole Serena Pellegrino di SEL, l'altro l'onorevole Paolo Bolognesi, presidente della strage di Bologna del PD. Li ho richiamato espressamente anche il PD ad andare avanti su questa linea, perché a parole tutti bravi, abbiamo l'appoggio esterno dei 5 Stelle. Io ho fatto un intervento, tra l'altro mi ha ospitato il blog di Beppe Grillo nel Passaparola, con anche migliaia e migliaia di contatti. Quindi la mia è un'azione trasversale, forse per questo forse ho meno appoggio, ma ho anche più sostegno da una parte, esatto, o dall'altra. Quindi abbiamo il sostegno esterno delle 5 Stelle, sostegno diretto da parte del PD e di SEL per quanto concerne la proposta di legge parlamentare. Perché una commissione d'inchiesta parlamentare? Perché a seguito delle indagini riaperte nel 2010 formalmente, dopo che Marcello De Lutri, noi depositiamo un'istanza di riapertura. Poi non so se vi ricordate, ma sono passati 6 anni, a marzo il senatore Marcello De Lutri di Forza Italia se ne esce e dice di aver ritrovato un capitolo scomparso di petrolio, il famoso appunto 21 lampi sull'Eni.
Lampi su Lenin non è altro che quel capitolo in bianco, voi vedete un appunto che tu non avete visto in Petrolio, è completamente bianco. Dei filologi dicono che è esistito, tipo Gianni D'Elia ha scritto anche Il petrolio delle stragi, un libro, e dicono che quel capitolo è esistito, nell'appunto Lampi su Lenin, nell'appunto 22 infatti si dice, si fa espresso riferimento a quanto detto nel capitolo precedente. Questo è l'elemento di forza, diciamo, per sostenere che quella, che quell'appunto esiste. Secondo noi quindi vengono fatte interpellanze parlamentari dopo che parla Marcello Dell'Utri, perché Marcello Dell'Utri, in procinto di ricevere la sua sentenza di condanna per associazione esterna mafiosa dalla Corte d'Assise di Palermo o dal Tribunale di Palermo, se ne esce dicendo: un signore è venuto da me offrendomi delle veline. Io ho visto queste veline, le veline sui fogli battuti a macchina, come si faceva prima, ho visto queste veline e ho visto che era l'appunto 21 di Petrolio. Ora, il fatto di collegare, di fare riferimento all'appunto 21 di Petrolio, significa coinvolgere, può essere letto in vari modi. Io non sto qui a interpretare il pensiero di Marcello Dell'Utri a chi volesse rivolgersi. Marcello Dell'Utri sicuramente era orientato a qualcuno legato sicuramente a Leni o comunque al petrolio, perché altrimenti non si fa riferimento sicuramente all'appunto 21. Fatto sta che quella è la spinta per riaprire il procedimento per la morte di Pierpaolo Pasolini. La Procura di Roma riapre il procedimento accogliendo quelle che erano state le nostre richieste come cittadini. In via di senso civico avevamo chiesto: ma perché fino al 2009, se voi avete due cartoni di reperti custoditi presso il Museo Criminologico di Roma, tra cui le armi usate, presuntivamente usate per uccidere Pierpaolo Pasolini, avete gli abiti di Pierpaolo Pasolini e di Pino Perosa, avete tanti altri reperti che riguardano l'omicidio, perché non vengono svolte, voi vedete, sapete perfettamente quali sono gli esami del DNA, non vengono svolti degli esami scientifici tali da ricostruire, come si fa adesso, gli omicidi sotto l'aspetto scientifico? Questo è l'elemento di forza, perché vedete, dopo 40 anni fare un processo penale è difficilissimo, perché non ci sono i ricordi, non lo puoi fare solo sulle testimonianze. Molti processi adesso, i cold case, vengono risolti con la prova del DNA, ma la prova del DNA è inconfutabile, anche dopo 50 anni. Io posso dire che quella persona era presente sul luogo del delitto, si è lasciato una traccia sul luogo del delitto. Vengono fatti quindi questi accertamenti scientifici, ma non solo, vengono sentite molte persone che allora non erano state sentite, e si scoprono dei fatti a dir poco inquietanti. Ve ne dico alcuni perché mi servirebbero ore per parlarne. Vi dico i più clamorosi. Pino Pelosi, omicida, aveva comprato un'auto, un'8 50 blu. Ebbene, i Ross, maresciallo delle Chiare, scopre che l'auto di Pino Pelosi, sequestrata a distanza di molti giorni dopo l'omicidio, non era un'8 50 blu, ma un'8 50 bianca con la targa di quella blu. I suoi amici avevano sentito l'esigenza di sostituire, perché quel giorno Pino Pelosi aveva una macchina blu, non aveva una macchina bianca, aveva l'8 50 blu. Senti i vari testimoni, senti che era andato a ballare in un dancing lì vicino. E perché quindi si era sentita l'esigenza di sostituire, di mettere le targhe dell'auto di Pelosi a un'altra auto, una 850 bianca dello stesso modello ma di colore diverso, e nessuno se n'era accorto? Sono serviti 40 anni perché si rendessero conto che era stata rubata una macchina appositamente da far ritrovare, di un colore diverso, stesso modello di quella appartenuta a Pino Pelosi. E questo è un elemento. Altro elemento, ve lo ricostruisco brevemente. L'omicidio. Immaginate, tra la notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975, Pasolini si reca alla stazione Termini, secondo la ricostruzione, fa salire sull'auto, sulla sua auto, che era pari a un Ferrari di adesso, una Maserati di adesso, perché l'auto GT 2000, l'Alfa GT 2000 era veramente un'auto da super lusso, era ricercatissima, ce n'erano pochissime tra l'altro in giro. Fa salire sulla sua auto Pino Pelosi, che avrebbe conosciuto lì dal momento,
prende Pino Pelosi, lui aveva già mangiato perché si era incontrato con Ninetto Davoli e Pasolini in un altro ristorante, il Pomodoro, quindi aveva cenato, prende Pino Pelosi e siete pratici di Roma forse, ma se ne va a 60 km di distanza da Roma, se ne va all'Itroscalo di Ostia, che è molto molto decentrato rispetto a Roma. Prima di andare all'Itroscalo si fermano a una trattoria, adesso è stato detto, il Biondo Tevere, ci sono solo loro due, si ferma al Biondo Tevere, poi avrebbero fatto benzina, poi vanno in questo luogo, l'Itroscalo di Ostia, dove Pasolini avrebbe tentato, questa è la ricostruzione, la sentirete anche al TG, al telegiornale di allora, delle ore 20, avrebbe tentato di violentare un ragazzo di 17 anni, quindi quanto di più infamante c'è in tutto ciò, vi rendete conto? Un minore fatto da un uomo di 50 anni, la mia età, tenta di violentare un ragazzo di 17 anni, il ragazzo di 17 anni reagisce a questa brutalità, lo uccide, lo massacra prima di botte, gli tra l'altro va a infliggere un calcio violentissimo ai testicoli di Pasolini, tanto da bloccarlo completamente, dopodiché supera, prende l'auto di Pasolini e sormonta il corpo di Pasolini uccidendolo perché c'è schiacciamento della cassa torace. Scappa a 160 km orari sul lungomare di Ostia contro mano, viene fermato da una gazzella dei carabinieri una prima volta, poi una seconda perché tenta ancora di scappare. Appena fermato questo ragazzo di 17 anni si rivolge ai carabinieri e dice: vorrei le mie sigarette, il mio accendino e ho perso anche il mio anello. Allora, vi rendete conto subito dell'assurdità di questo quadro. Primo, del fatto che Pierpaolo Pasolini era un personaggio molto atletico, vero, non era altissimo, era una persona che riusciva addirittura a giocare due partite da 90 minuti, mi dicono, perché era appassionato della forma fisica, tanto che anche al Biondo Tevere mangia soltanto una banana perché aveva mangiato prima. Era molto atletico, molto forte. L'altro, l'avete visto nei filmati, lo vedete, nei filmati d'epoca, era un ragazzino gracilissimo, molto piccolo, e soprattutto la ricostruzione del delitto non sta in piedi. Come viene incastrato, dico io, tra virgolette, così, Pino Pelosi, però anche lui sta ovviamente al gioco, perché fino ad oggi non ha più detto la verità, è l'unica a saperla veramente, forse. Come viene incastrato? I tre sono i passaggi. Il primo passaggio è che sicuramente sale sull'auto di Pasolini mentre si trova alla stazione Termini, perché ci sono testimoni che lo vedono e ci sanno. Ma Pino Pelosi non stava con Pierpaolo Pasolini da quella sera, lo conosceva da tanto tempo, ma nessuno parla. Nessuno esce fuori e dice: ma che cosa state dicendo? Ma Pasolini stava con Pelosi da almeno 3-4 mesi, non è che l'ha conosciuto solo. Nessuno parla. Secondo aspetto, vanno alla trattoria al Biondo Tevere, scusate. Alla trattoria al Biondo Tevere, il proprietario, ci sono due persone, c'è Giuseppe Panzeroni e la moglie, Giuseppina Sardegna. È rimasto soltanto in vita Giuseppina Sardegna, la moglie. Panzeroni, molto diligentemente, chiama addirittura il suo avvocato, un noto avvocato penalista che difendeva anche l'unità, e dice: io voglio andare a testimoniare, è stato qui, esatto, è stato qui, voglio andare a testimoniare che l'ho visto per ultimo praticamente. Era qui insieme ad un ragazzo con i capelli biondi e lunghi. Ora voi non so se vi ricordate, ma Pino Pelosi li aveva ricci e moli e corti. Quindi impossibile sbagliare. Mi direte, hanno fatto un copia e incolla come si fa nei Word? No, perché allora c'era l'Olivetti, cioè si scriveva con macchina da scrivere. Quando si scriveva biondi si andavano a cercare le lettere, quindi tra biondi e mori cercare chi ha scritto, chi si ricorda le vecchie macchine da scrivere, c'era una bella differenza. Non scrivi biondo se vuoi scrivere moro, perché dovevi andare a cercare le lettere per scrivere. Firma però la foto, come la foto che mi mostrate, che io riconosco essere Pino Pelosi. Questa è la prima incongruenza. Vabbè, io l'ho fatta notare questa incongruenza. La procura mi dice: no, ma è superata, perché vengono visti insieme a un distributore lì vicino, un distributore, i primi distributori self, vengono visti lì insieme mentre Pino Pelosi sta facendo benzina insieme a Pasolini. E qui si apre il capitolo più inquietante della vicenda. Chi è che vede Pino Pelosi e Pasolini al distributore?
lo vede una tal persona, io scrivo nella postfazione queste cose, si chiama Ubaldo De Angelis, si chiamava perché è deceduto anche lui, che non è una persona comune. Ubaldo De Angelis è il proprietario di un bar che si trova là vicino sullo Stienze, dove la banda della Magliana, di lì a pochi anni, andrà a scambiare le armi custodite al Ministero della Sanità tra la Polizia di Stato, tra l'altro coinvolta, e la stessa banda appartenente alla banda della Magliana. Questo Ubaldo De Angelis quant'è che va a testimoniare dalla polizia? Viene sentito su mia richiesta nel 2011, e nel 2011 che cosa ci dice? Ci dice: no, io avevo già testimoniato allora. Che cosa è accaduto? Ho visto il telegiornale delle 13, ho visto che dicevano che Pierpaolo Pasolini sarebbe stato ucciso intorno alle 10. Io vi posso dire che a mezzanotte e mezzo, l'una circa, ero lì a far benzina e l'ho visto che scendevano lui e c'era questo ragazzo di cui mi mostrate la foto e che firmo, anche lui firma la foto per riconoscere, e già si aveva memorizzato la foto, l'immagine di quel ragazzo, e che viene sentito, lui dice: è venuta la macchina della polizia, io ho chiamato il 113 per dire, perché volevo testimoniare, è venuta una macchina della polizia, sono salito sulla macchina della polizia e mi hanno portato in questura via Genova in centro a Roma, via Ostiense e fuori. Ora, vi rendete conto che se un cittadino comune, in qualsiasi momento ricorderebbe un fatto del genere? Uno, perché si tratta dell'omicidio di uno dei personaggi più famosi, vedrete che il telegiornale ha la durata di 30 minuti all'ora, 30 minuti parlano solo di Pasolini, quindi era stato ucciso il personaggio, Pasolini era il personaggio, era il personaggio più discusso ma anche più amato in quell'Italia del 75. E allora lui si rende conto di questo e dichiara: la polizia mi ha preso e mi ha portato a via Genova. In realtà nel 2011 afferma esattamente l'opposto, dice di essere sentito, cioè il verbale, scusate, nel 2011 afferma di essere stato portato in questura, dal verbale invece che io sono andato a riscontrare allora, nell'epoca originale, lui viene sentito presso il suo bar in via Chiabrera dalla polizia e non sale, ma viene sentito lì. E a che ora viene sentito? Viene sentito alle ore 14. Alle ore 14 Pino Pelosi aveva appena terminato il suo interrogatorio, perché Pino Pelosi inizia l'interrogatorio alle 12.40 e termina un interrogatorio lunghissimo alla presenza del capo, di quello che verrà il capo della polizia Masone, quello che non trova nemmeno, tra l'altro mi occupo anche di Moro, quindi non trova nemmeno il Via Gradoli, il rifugio di Via Gradoli dei brigatisti, la prima volta il comandante di polizia Masone. Comunque, diventerà capo della polizia Masone e il colonnello dei carabinieri Vitali. Davanti a loro Pelosi sta confessando l'omicidio, non lo sa nessun altro, intorno alle 1.30. La polizia alle ore 14 è già in grado di mostrare due foto al Ubaldo De Angelis e mostra due foto incredibili. Una è la foto destra, poteva averla. Ma l'altra foto firmata da Ubaldo De Angelis, che poi è stata rinvenuta anche quella nel fascicolo, è una foto di Pino Pelosi, quelle che si facevano il sabato, la domenica, che poi non è che avevamo i cellulari nel 75, se ne faceva 5.000 foto al giorno di selfie e quant'altro, ma si faceva una foto ogni tanto in bianco e nero sul rullino e si andava a sviluppare. Era un evento quando uno faceva la foto, tant'è che lui come evento si appoggia all'alberello in centro a Roma e gli fanno questa foto. Ora la polizia alle ore 14 aveva già una foto di colui il quale ancora doveva o avrebbe testimoniato, avrebbe riconosciuto di essere stato l'assassino in futuro di Pasolini in quel periodo. Quindi loro avevano già le foto di Pino Pelosi, dati non so da chi. Stessa foto, fate attenzione perché ve l'ho detto questo particolare, che voi vedrete adesso nel filmato, mi scuso per l'audio che è pessimo, andrebbe ripulito, ma l'ha fatto chi l'ha visto, poi magari solo una parte, questo però è integrale. In quella foto vedrete questa foto che Ubaldo De Angelis va a firmare. Quindi, ricapitolando, Pino Pelosi come viene condannato? Viene condannato perché l'ha presa alla stazione Terni, è andata al Biondo Tevere, il Biondo Tevere avete visto che è biondo coi capelli rossi, l'ha visto il distributore legato poi alla banda della Magliana, con tutte le incongruenze che vi ho detto delle ore 14 e quant'altro,
ma poi la prova regina qual è? In un periodo nel quale non è che si recintava la zona del crimine, questo devo dire a ragione, non è che si recintava e si andavano a prendere tutte le minuziose prove per andare a vedere se c'era il capello, se c'era il DNA, se c'era il sangue o quant'altro. Sicuramente si poteva fare molto molto meglio, non viene fatto niente, ma qual è la prova regina? La prova regina è l'anello. Nel momento in cui Pino Pelosi, appena fermato, vi rendete conto, un ragazzino di 17 anni, dopo una scena del genere, ha subito un tentativo di violenza sessuale, ha praticamente massacrato di botte colui il quale lo voleva violentare e poi è passato sopra con la sua autovettura, sopra il suo corpo, l'ha ucciso, è andato a 160 km orari contro mano da quanto era sconvolto, viene fermato dai carabinieri, appena fermato riparte a tutta velocità, lo inseguono di nuovo, lo fermano, la prima cosa che avrebbe detto: ho perso l'anello. E questa è l'assurdità di tutta la vicenda, una delle assurdità, tante ce ne sono. Quindi l'anello e la firma, tant'è che nei verbali viene detto è stato ritrovato l'anello di Pino Pelosi vicino al cadavere di Pasolini, e quella è la firma. Che cosa vuoi dire di più? C'hai tutto, torna tutto. Poi il fatto che ci avessi soltanto alcuni schizzi di sangue quando hai massacrato di botte, hai ridotto a una poltiglia umana un'altra persona, fa poco, non ci interessa, anche perché dando quei colpi alla testa, ovviamente non vi voglio tediare su questo, però insomma il sangue, non è che ci sono pochi schizzi di sangue, ce ne sono tantissimi, soprattutto chi l'omicidio, colui il quale esegue un gesto del genere normalmente è macchiato di sangue, ma anche in maniera pesante. Ecco, lui non è macchiato di sangue, ci sono pochissime macchie anche all'interno della vettura, nel polsino, sulla maglietta interna. Ripartiamo da qui, riparto dagli esami scientifici, viene archiviato nonostante tutto, non andiamo più sul movente, io e David riteniamo sul movente che ci sia un movente per ciò che Pasolini, giustamente ha detto il professore, ciò che Pasolini faceva, ciò che scriveva, soprattutto ciò di cui era venuto in possesso, non sappiamo come e da chi, ce lo immaginiamo, ma alcune prove ci sono. Sicuramente era venuto in possesso di carte pericolose, ricordate che è anche un'altra persona del tutto differente, ovviamente con i debiti parallelismi, Mino Pecorelli viene ucciso perché anche lui aveva carte particolari. Pasolini ha delle carte particolari in un periodo dove non si va in mezzo misure. Cioè non basta screditare come attualmente l'avversario politico. L'avversario politico in un periodo storico quale quello tra il 70 e l'80 va ucciso, oppure va fatto suicidare, oppure va investito. Quindi ci sono incidenti stradali, suicidi dove la pistola viene rimessa in tasca, suicidi dove la pistola viene messa a 15 metri di comodino, suicidi più vari, oppure ci sono assassini, oppure ci sono altre forme di eliminazione. Ma c'è l'eliminazione, pensate a Varisco, pensate al giudice Amato, pensate alla strategia, quanti morti aveva causato, un giorno ce l'ha detto, sui 3.005, è la strategia della tensione. L'Italia deve rimanere nel patto atlantico, l'Italia deve stare lì, è una guerra quella che si combatte in Italia. Perché è importante che le giovani generazioni, che voi sappiate questo, secondo me, poi potrò sbagliare, è importante perché dal passato si costruisce l'attuale presente. Se voi non avete la chiave di lettura sul passato, non potete comprendere che cosa sta accadendo anche adesso. Cioè non si può parlare di situazione politica, scusate se vado in una lettura politica, di situazione politica attuale, se io non so come siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui attraverso Mani Pulite, ma siamo arrivati qui attraverso una guerra di brigatisti, siamo arrivati qui attraverso l'eliminazione di un Presidente del Consiglio dopo 55 giorni di prigionia. Siamo arrivati qui con vari passaggi che vanno alle radici della resistenza addirittura. E scusate se poi io mi spingo tanto oltre, ma la storia non si può tagliare e dire a me interessa soltanto da quando sono nato, dal 1990 al 2016, perché questa è la mia storia, la storia personale, ma la storia complessiva va ricostruita dall'inizio. Quindi per capire l'Italia si parte dal 1860 e forse prima, se serve, altrimenti non si ha mai una chiave di lettura. Poi voi fate storia, quindi sapete perfettamente a che cosa faccio riferimento, per fortuna parlo a persone competenti. Quindi perché è importante, quando mi si dice ma perché ti batti tanto, commissione parlamentare d'inchiesta e quant'altro, perché anch'io ho dei figli,
Cioè, secondo me è importante che in Italia si faccia chiarezza, cioè si aprano quegli armadi che io considero ormai della vergogna. Cioè non è possibile che noi continuiamo a tenere questi misteri e dallo scopo i cittadini italiani. Ora, i cittadini italiani avranno un limite enorme, che è quello di non indignarci, di non indignarsi alcune volte. Ma io dico anche il limite enorme è quello anche di impedire che si possano indignare, perché non passa nemmeno il messaggio su questo. Cioè, quanti segreti italiani da Ustica, dalla strage di Bologna stessa, continuano ad essere del tutto non svelati. Io parlo anche con Paolo Bolognese, la strage di Bologna, legati all'estremismo di destra. Quante persone ancora legate a quella parte di storia ricoprono dei ruoli di primo piano attualmente nelle istituzioni? È questo il problema. Fino a che questo paese non avrà, scusate se mi vado un po' fuori tema su Pasolino, ma non tanto, perché penso anche lui sarebbe stato d'accordo in questa lettura, poi addirittura ha dato la vita su questo. Io penso che fino a che non riusciremo noi a fare chiarezza, ma a chiedere questa chiarezza, difficilmente si avrà la possibilità di arrivare ad una diversa anche partecipazione politica alla vita sociale del paese. Detto questo, finisco dicendovi soltanto lo stato dell'arte, visto che siete qui, ne approfitto, della situazione del procedimento. È stato archiviato nel 2015, commissione parlamentare d'inchiesta, poiché abbiamo fatto fare a una genetista forense, una delle più note, si chiama Marina Baldi, ha risolto il caso di Via Po, di Loggiata, non so se vi ricordate la contessa Loggiata, la quale poi il responsabile era uno che lavorava, il filippino, uno che lavorava all'interno della casa, grazie proprio alla prova del DNA riscoperta dopo decine di anni. Ecco, grazie a lei abbiamo riesaminato i risultati del RIS. È cambiata la storia, cioè adesso vi posso dire serenamente che anche se è stata archiviata nel 2015, noi abbiamo un giudice, ce l'ha detto anche questo PM, il complottista, lunedì, noi abbiamo un giudice della Repubblica che ci ha detto che molto probabilmente, quasi certamente, quella notte a Lido Scalo Pino Pelosi non era solo. E ci siamo arrivati su questo, è stato faticoso, ma ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati come? Ci siamo arrivati non tanto sulle parole di Pino Pelosi, che secondo me rimane ancora un depistatore, cioè uno che dice una parola di verità e due parole di menzogna. Non so se la sa o non la sa, non lo so ancora adesso. Però ci siamo arrivati con un dato certo, scientifico. Ci sono delle prove scientifiche, ci sono delle tracce biologiche, in particolare sono state rinvenute tre tracce biologiche fondamentali. Il plantare, quale faceva riferimento il professore, che però non corrisponde, almeno dall'esame svolto, anche se abbiamo chiesto di rieffettuarlo perché non ci convince come è stato fatto a Johnny Lo Zingaro, alias Giuseppe Mastini, che è uno, tra l'altro un pluriergastolano, uccideva come bere veramente un bicchiere di acqua, e che è ancora detenuto nel carcere di Alessandria. Non ci ha convinto come sono state effettuate queste prelievi, appunto queste tracce, avremmo voluto rifarle, c'è un plantare però. Abbiamo il plantare, abbiamo una maglia verde e una all'interno dei jeans di Pasolini, una macchia, ma quella più importante è sicuramente quella che viene descritta come ignoto 3. Ignoto 3 è una macchia biologica rinvenuta sulla maglia. Prima andavano le maglie di lana intime, maniche lunghe, che indossava Pino Pelosi tra l'altro. E qui c'è una traccia ematica mista al sangue di Pasolini che sicuramente è contestuale al momento dell'omicidio. Ora si sta tentando anche di dire che non è così e quant'altro, ma noi insomma sosteniamo che questa è la linea. Abbiamo chiesto la riapertura, la Procura della Repubblica sta esaminando questa nostra istanza, ci auguriamo che anche grazie insomma, al vostro aiuto, io vi dico soltanto che per ottenere l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta lanciai una petizione su change.org grazie all'aiuto poi di Davide e di tanti amici che combattono, perché poi alla fine sono altri comitati spontanei, cioè una cosa incredibile. Siamo arrivati a 11.000 firme su change.org che abbiamo consegnato alla Boldrini, e 11.000 firme non solo italiane ma la maggior parte anche dall'estero, cioè dall'Australia, al Brasile, al Cile, alla Francia. Cioè, Pasolini è amato in tutto il mondo, soprattutto anzi all'estero. E quindi
io chiedo l'aiuto, vi ringrazio nuovamente, vi lascio alla proiezione di questo filmato del telegiornale dell'epoca, e non voglio darvi giudizi, non voglio influenzarvi, ditemi soltanto se è possibile secondo voi e come valutate il fatto che il giornalista dell'epoca legga quasi integralmente un interrogatorio reso circa 6 ore prima dall'imputato. Se a voi, nella vostra esperienza, è mai capitato che in un telegiornale legga l'intero interrogatorio reso da un imputato? C'era un altro film di Marco Giulio Giordano, appunto, che sottolineava questo aspetto, e gli altri 3 amici, Seminario De Ide De Stefanis, guardando il telegiornale, diceva: attenzione, visto che cosa ha detto? Ha detto di teniamo la stessa linea. Non so, non voglio fare troppo il complottista, però lascio a voi di valutarlo. Grazie.